giorno sto cazzo. Ma perché? Perché è danna a fanculo. Oh, iniziamo subito la giornata così. Da che ti sei vestito? Da stronzo. Che era questo? Che era sto rumore? Che cazzo ne so? Che era sto rumore? Dai! Secondo me, allora, sei vestito da bebè? Fa il bebè, fa un po' così. Sì. Dai, con il dito, col dito. Guarda che bebè. Sì, che stronzo. Guarda che bebè, fa il bebè. Beh, basta che l'ho levato qui. Aspetta. Va fuori. Chi è lui? Ma un bebè così. Fuori! Devi fare una cosa. Possiamo fare una cosa dopo non ti rompo più le scatole? Buongiorno. Tu esci dalla porta e dici buongiorno, sono il bebè Faustino. E mi sento molto carino. Capito? Beh, forza, che me ne vuoi qui. Dai, fammi, vai. Dai, con la già apparecchia. Vai. Quando io fa, guardate stamattina chi c'è. Tu esci e fai, sono il bebè Faustino. E sono molto carino. Beh, ma muovete, muovete, che me ne vo. No, le minacce no. Guardate stamattina chi c'è. Buongiorno, sono il bebè Faustino. Beh, secondo te va bene? Va bene secondo te? Fallo un po' più con enfasi, un po' più dilaniato, che tu quando entri vedi il coso devi essere un po' più tirante su, perché se tu fai il coltino di giù che non riesci, non è bello da vedersi inquadratura. Se tu invece sei più attivo, tenerico, è meglio, dammi retta. Cioè, questi sono consigli che ti do io, poi tu puoi fare come ti pare, perché comunque sia nella tua persona. Guarda che io adesso me ne vo. No, l'ultima. Levo ogni cosa. No, e te lo dico io. L'ultima bisogna farla. Guardate chi c'è stamattina. Buongiorno, sono il bebè Faustino. Che sulla saccoccia non c'è un quadrino. Ma tu ti senti che l'hai fatta bene? No, stavo, fermo, no, incredibile.